Grazie Presidente, io sarò molto rapida perché i temi che sono emersi ieri in discussione anche sugli ordini del giorno e gli emendamenti ormai sono chiari a tutti. Credo che dalla discussione sia emersa una sostanziale unanimità di intenti dell'Aula sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Anche se le opposizioni, ovviamente facendo la loro parte, non si sentono in questa sede di esprimere un voto favorevole e un voto di approvazione. Io ritengo che anche da quello che è stato detto in aula, anche da parte loro ci sia il convincimento che questa è una delibera importante e un'opportunità per la città, con cui questa maggioranza dà anche un segnale di continuità amministrativa. Noi in molte circostanze, soprattutto negli ambiti urbanistici, ovviamente ci troviamo a gestire progetti che vengono da lontano, perché necessariamente i programmi in questo senso hanno dei tempi lunghi e mai come amministrazione, noi ci siamo posti nella posizione di dover demolire soltanto. Spesso abbiamo preso in mano questi procedimenti lunghi cercando di migliorarli e cercando il più possibile di farli nostri. Quindi capisco che le opposizioni non si sentano di esprimere un voto favorevole perché in questo caso sarebbe come esprimere un voto favorevole a questa amministrazione. Quindi questo non accade. Diciamo che non vogliono esprimere la loro fiducia che quello che abbiamo portato in aula con gli atti poi sarà effettivamente concretizzato. Noi invece che siamo la maggioranza e quindi a noi spetta il governo di questa città, ovviamente esprimeremo voto favorevole e ci impegneremo nel lavoro che comincerà già da domani e che ci siamo impegnati a fare. Abbiamo impegnato la sindaca e la giunta a fare dei passaggi, ma io il mio appello non è soltanto alla Giunta, perché in un ordine del giorno noi abbiamo parlato chiaramente anche del coinvolgimento delle commissioni, quindi sarà anche a noi consiglieri, a noi commissioni, in particolare la Commissione Cultura, a dover prendere in mano questo progetto, a seguire il dibattito, che sarà un dibattito ampio di livello di scala urbana, a cui parteciperanno, mi immagino, istituzioni, enti di ricerca, fondazioni, associazioni, comitati, cittadini e noi in prima linea dovremmo, diciamo, seguire questo dibattito, farlo nostro e arrivare quindi all'approvazione avendo centrato tutti gli obiettivi. Quindi noi, diciamo così, accogliamo la sfida delle opposizioni, voteremo favorevoli perché siamo convinti che faremo tutto quello per cui ci siamo impegnati e quindi io non posso che dire ci rivediamo alla prossima puntata e voglio vedere, vi vorrò, diciamo, vedere tutti pronti a votare favorevolmente perché i passaggi che abbiamo individuato saranno portati a termine. Quindi ecco, io non voglio ricominciare ed addentrarmi proprio nel merito della delibera perché l'abbiamo veramente sviscerata e analizzata in tutti i suoi aspetti. Dico che insomma il lavoro che c'è da fare è ancora molto, questo ne siamo coscienti, ma credo che l'intenzione, come non solo su questa vicenda di Guido Reni, ma su tante altre che questa amministrazione sta mettendo in campo dal punto di vista urbanistico, noi faremo quello che ci siamo prefissati, perché a volte si è parlato che dal punto di vista urbanistico è tutto fermo. Non è tutto fermo, noi stiamo cercando di fare un cambio di passo reale, perché quello che stesso voi non, dite di non accettare, cioè l'urbanistica contrattata, l'urbanistica fatta di monetizzazioni, di compensazioni, noi ce la siamo ritrovata, non vogliamo dare colpi a nessuno, ma stiamo cercando di gestire un qualcosa che è stato impostato così dalle amministrazioni che ci hanno preceduto. E quindi, ecco, io rilascio la dichiarazione di voto favorevole e davvero mi auguro che si arrivi all'approvazione in tempi rapidissimi
Visto che il tempo che ci rimane in questa consiliatura è all'incirca un anno e sappiamo che i tempi per le approvazioni dei programmi urbanistici non dipendono solo da noi, ma anche da altri enti, a volte sono un po' lunghi, noi speriamo invece di ritornare in questa consiliatura a votare l'approvazione del programma integrato su Guido Reni. Grazie.